Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Bentornati in una nuova rubrica. Oggi iniziamo la nostra avventura su FIFA 2024. FIFA 24 che poi non si chiama neanche più FIFA, ma io continuerò a chiamarlo FIFA perché non riesco a chiamarlo in altri modi. Faremo la carriera da tecnico, quindi prenderemo una squadra. Allora, la mia idea è quella di iniziare con una squadra veramente disastrosa, la peggiore squadra possibile nelle categorie più basse. Purtroppo FIFA non ti permette di iniziare dalla serie C o dalla serie D, addirittura tipo come Football Manager. L'obiettivo sarà quello un giorno di andare a, che ne so, innanzitutto portare questa squadra in Serie A, magari non nel primo anno. A me piace fare le cose realistiche, tra virgolette. Quindi inizieremo dal basso per poi magari un giorno, chi lo sa, allenare Real Madrid, allenare la Juve. Io sono un tifoso della Juve, o che ne so, il Manchester, o il Borussia, o il Bayern Monaco, vediamo. Allora, creiamo un nuovo tecnico. Allora, nome ovviamente Mirko. Giorgione, mi dispiace, ma io mi chiamo Mirko. Cognome Leonardo. Nazionalità italiana, andiamo a prendere l'Italia e andiamo avanti. Sarebbe anche figo creare la propria squadra, ma scegliamo una squadra reale. Ovviamente andiamo in Serie B. Dov'è qua? Serie B. Peccato, raga, sarebbe stato figo iniziare dalla Serie C. Allora, Serie B, iniziamo a vedere la squadra proprio con meno stelline. Qua abbiamo 2,5, 3, 2. Attenzione, Borgo Calcio. Che cos'è Borgo Calcio? Già sarà tipo un Brescia, tipo, penso. Oddio, raga, tutti i nomi sbagliati. Che palle, però. Catanzaro, attenzione, io ho origini calabresi, quindi potrei scegliere il Catanzaro. Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese. Cremonese è già tanta roba, 3,5 stelle. Raga, io sceglierei il Catanzaro. Io sceglierei il Catanzaro, raga, io sono origini calabresi, quindi faccio finta che comunque mi hanno chiamato perché, boh, non lo so, perché dovrebbero chiamare me ad allenare. Facciamo questa prova. Iniziamo col sono indeciso tra Cittadella e Catanzaro, anche il Cittadella. Budget, però il Cittadella ho meno budget, raga. Dai, andiamo col Cittadella. Anzi, col Catanzaro. Catanzaro, ragazzi, in Calabria, nella mia terra. E andiamo, e andiamo. Via, andiamo avanti. Non mi interessa scegliere lo stadio. Allora, difficoltà partita, raga, mettiamo esperto. Oddio, mettiamo esperto. Non esageriamo, perché io non è che sono tutta questa forza. Durata del tempo lo facciamo da 5 minuti. Ok raga, un nuovo inizio, siamo pronti. Un Catanzaro, iniziamo col Catanzaro. Mamma mia ragazzi, sono bollente. Diciamo che la Serie A è lontana da dove siamo ora. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo allenatore. Ciao a tutti. Grazie, è un piacere essere qui. Grazie, sì. Ma solo così? Ma dai, poteva esserci qualche chicca in più. Vabbè, facciamo più tardi la tattica. Raga, però io volevo anche personalizzare il tecnico. Volevo modificare il tecnico, farlo un po' più bello. Ma, ecco qua. Testa, raga, ci siamo persi questa roba qua. Cerchiamo di farlo il più possibile somigliante a me. Quindi un po' pelatino. Cioè, non sono così brutto io. Cioè, sì, sono brutto, ma fino a un certo punto. Questo sono io. Dai. Questo sono io, va bene, cambiamo solo la barba perché, allora, tono, io ho una pelle molto chiara, ma proprio molto chiara. Ce l'ho normali le sopracciglia, come ce le ho le sopracciglia, raga? Ce l'ho normali. Il naso è abbastanza prorompente, è abbastanza importante il mio naso. Questi sono tutti belli, raga, io non ho il naso così bello. Questo è il mio naso. Ok, raga, io ho già fatto il trapianto. Voi non lo sapete, ma io l'ho già fatto. Devo cambiare anche la barba. Allora, innanzitutto cambiamo, raga, cambiamo il tipo di barba perché io non ce l'ho così. Ecco, tipo, vedi, un po' più sottile così. Raga, questa è la mia barba. Solo che non mi somiglia tanto. Vabbè, per i capelli. Giustamente per i capelli. Più che come sono è come vorrei essere. Guardate che bei capelli. Ora cerchiamo di cambiare l'outfit perché ok che stiamo allenando il Catanzaro, però un minimo di stile, un minimo di, non lo so, di serietà. La giacca aperta è tanta roba, la giacca aperta. Ovviamente, tipo, possiamo fare la giacca del Catanzaro. Tanta roba, sì. Anche la tuta non è male, eh. Io sono più da tuta.
Io con la giacca non mi vedo. Vabbè, raga, così che andiamo a scuola? Cioè, ci manca solo la cartella e via. Iniziamo con la tuta. Anche dall'abbigliamento si vede poi il cambiamento. Quando riusciremo ad andare ad allenare il Real Madrid, diciamo che il Real è la mia idea di carriera finale. Real o Barcellona. Pantaloni, ovviamente, non può mancare anche qui il pantalone della tuta. Però vorrei quello della squadra, che ovviamente non c'è. Vabbè, non importa. Le scarpe assolutamente bianche, raga. Queste sono molto belle. Vuoi salvare le modifiche? Ovviamente sì. Ragazzi, abbiamo finito la personalizzazione. Vediamo un po' la posta che arriva. Allora, mi chiamo Angeloneri, sono uno dei tuoi osservatori. Volevo presentarmi, non mi interessa niente. Assistente allenatore Angelo, ok, perfetto. Ha trovato 12 giocatori in Italia. Ora non mi interessa il mercato, ragazzi, fatemi ambientare, io non conosco nessuno. Fatemi vedere la rosa, per piacere. Ragazzi, siamo messi male, cioè siamo messi proprio male. Abbiamo lo sponsor della Coop, questo la dice lunga. 67-65, io non conosco, ovviamente inutile dirlo, non conosco nessuno di questi giocatori. 66, 62, 61, 65, 62, il più forte è 65 ed è in tribuna, immaginate voi. No, Iemmello è il più forte. Andiamo col capitano Iemmello, 70 ragazzi, 70, si fa sul serio. Io preferisco dei moduli che abbiano una supremazia a centrocampo, quindi con tantissimi centrocampisti. A me piace tantissimo l'abuso di centrocampisti, l'utilizzo. Preferisco rinunciare piuttosto a un difensore, fare magari una difesa a 3, ma fare magari un centrocampo a 5, oppure fare un 3-4-1-2. Questo qui diciamo che è uno dei miei preferiti in assoluto, perché mi ricorda la prima Juve di Conte. Però devo dire che la Juve di Conte aveva Pirlo come CDC. Qua io non so chi avrò, non li conosco, quindi... Bello anche questo, bello. Raga, mi sa che io scelgo questo modulo, sapete? Ma facciamo una cosa, raga. Io direi che, siccome non conosco nessun giocatore, io per ora tengo questa squadra con questa rosa. E una cosa che voglio fare sicuramente nell'hub rosa, voglio andare a vedere un attimo l'età dei giocatori. Mi piacerebbe avere una squadra giovanissima, quindi tipo i vecchi, questo qua 33 anni, già io lo manderei a casa. Offerti di trasferimento, oddio. Già vogliono un nostro giocatore? Sunas per 730.000 euro. No, raga, non posso darglielo. Cioè, chi metto al posto suo? Beh, attenzione, perché abbiamo D'Andrea, che è anche più forte. Abbiamo anche Brignola. Ce n'abbiamo di cambi. Allora, vediamo un attimo Sunas però quanti anni ha, raga. Perché come vi ho detto, i giovani li vorrei tenere. Sunas ha 28 anni e D'Andrea ne ha 18. No, raga, tutta la vita mi tengo D'Andrea. Vendiamo Sunas. Accetta, assolutamente accettata. Le do il benvenuto, grazie. Grazie, c'è parecchio da fare. Che veramente è una squadra imbarazzante. Siete una squadra imbarazzante. Ma io vi porterò in Serie A. Datemi 2 anni e vi porterò in Serie A. Perché il primo anno, raga, potrei anche farlo giocandole tutte, ma alcune le voglio simulare. Allora, Sunas, ciao, addio. Tu sei finito. E mettiamo D'Andrea, che ha 18 anni. Qui Sunas deve anche andare proprio via. Salviamo le modifiche e andiamo avanti. Voglio fare la prima di campionato con questa squadra, perché già mi sto affezionando. Sento già i colori sulla pelle. Ecco, accompagniamo via Sunas. Ciao Sunas, è stato bello. Immagino la sedia del Catanzaro e parlano in inglese. Oh yeah, poi tutti così eleganti, tutti così professionali. Secondo me... non è così la sede, poi magari mi sbaglio, Ma poi è orribile il logo, ma è così veramente il logo del Catanzaro? Fatemi vedere un po'. Cioè, raga, il logo del Catanzaro è proprio così brutto. Pensavo che non avessero i diritti, cioè è proprio brutto. Oddio, vogliono Olivieri per 1.400.000 euro. Fammi vedere Olivieri se è titolare. Vediamo un po'. Raga, Olivieri è un panchinazzo, io lo vendo, facciamo soldi che ci rifacciamo la squadra. Vai che ci rifacciamo la squadra, via, vendiamolo. Ok, via, togliamo anche Olivieri. Perfetto, raga, fuori anche anche un altro. Ah, qua dobbiamo scegliere il precampionato. Diciamo che preferisco scegliere un campionato un po' più scarso, per cercare di avere un po' la strada agevolata. Ecco qua, via, anche l'altro. Ciao ciao Olivieri, è stato bello. Oh, al Cosenza, attenzione. Non è che si sposta di molto, sempre in Calabria. E basta, raga, me li volete prendere tutti. Chi vogliono adesso? Katsirian. Raga, vogliono uno che è in tribuna. Io lo do. Sto facendo una strage. E fuori 3, ragazzi, tutti, vi mando via tutti. Tanto me la rifaccio la squadra, raga. Raga,
facciamoci una partita, così, giusto per scaldare gli animi. E poi andiamo a sceglierci un bel terzino sinistro. Ci facciamo piano piano la squadra, ci prendiamo un pezzettino e ce la facciamo. Contro il Granada, calcio d'inizio, ragazzi. E io qui, raga, non salto neanche l'ingresso, voglio godermelo tutto. Guardate che squadrone! Che squadrone con la media del 65. Mamma mia. Eccoci qua. Grande Pardo. Il gioco più bello del mondo. Perché qui ci sono il fascino, la magia, lo spettacolo. Me la godo tutta. Tutto racchiuso in 90 minuti. Guardate che bello che sono. Mamma mia. Collati sulle nostre poltrone. Mi raccomando, non cambiate canale, ma forse mamma non c'è mia, che bisogno bello. Di dirlo, vista prima partita in Serie B. Di questo match. Bravo. Chi meglio, rimanete con noi per scoprirlo. No, non è Serie B, questa è amichevole. Tutto pronto, raga, ci siamo. Madonna mia, raga, quanta gente c'è. Ma chi è che va a vedere Catanzaro Granada, raga? Lo stadio è pieno. Vai così. Scognamiglio. Ma Scognamiglio era tipo una del collegio. Adani, stai zitto che non mi fai concentrare. Raga, io non gioco a FIFA da anni, quindi abbiate, siate clementi. Ho già messo modalità esperto, avrei dovuto mettere dilettante. Quale sono? Bravo. Sì, così. Vai. Vai. Tira. Ma che... Sono scarso, raga, sono scarso. Devo fare pratica, non gioco da tanti anni a FIFA. Vai Emello, tu sei il capitano. Il capitano. No, dai, tirala di prima qui. Troppo, ho girato troppo. Forse ho sgheggiato il palo. Sì, così. Bravo Van de Putte. Van de Putte. Van de Putte. Mamma mia, ma non è possibile, raga. Sono proprio lenti. Attenzione, attenzione. Attenzione, Biasci! Biasci! Rete! Biasci! Facile! E andiamo! Raga, più veloci, più movimento! Vai, Biasci! Oh, Biasci è una bestia, eh! Vai, Biasci! Sbiascica tutto! No, ma quanto te la sei allungata? Oh, fatemi togliere sti nomi di merda che mi danno fastidio. Ok, raga, ho tolto quel fastidioso nome sopra i giocatori che non si può proprio vedere. L'ho messo sotto stile classico, molto più bello. Attenzione, attenzione, Biasci, Biasci. Mamma mia, Biasci. Biasci è mio padre, raga, fortissimo Biasci. No. Ma raga, ma come è andato a far falle quel portiere di merda? È andato a farfalle. Ma come si fa? Ma sono più bravo io. Ma guardate. Ha proposto il gol che riapre la partita e riporta il risultato in perfetta parità quando manca davvero poco l'intervallo. Vedremo se vabbè. Alla gestione squadra, raga, facciamo dei cambi. Biasci è un po' stanco, ma per me rimane. Allora, proviamo Verna, centrocampo, un bel 66. Togliamo Pontisso. Cambiamo anche il portiere, che il mio portiere qui mi sa che un po' fa schifo. Brignola al posto di D'Andrea, che D'Andrea ha solo 18 anni. Bisogna dargli tempo. Quindi mettiamo Donnarumma al posto di Iemmello. Biasci per me rimane assolutamente in campo. E Ambrosino poi lo mettiamo all'ottantesimo. Ah, abbiamo un altro difensore centrale al posto di Scognamiglio. Riprendiamo la partita, raga. Dai che si porta a casa, dai. Come prima amichevole ci sta. Poi le altre amichevoli le simulo, non me ne frega niente. A me interessa il campionato qua. Guardalo Biasci come sbiascica tutto. Tira. Ma com'è possibile? Ma come fai? Come fai a sbagliare un gol del genere? Biasci, ti aveva servito la palla su un piatto d'argento. Hanno costruito diverse palle gol, come conferma il dato sui tiri, ma non sono riusciti finché a spezzare le clip. Vediamo qui in ottima posizione, No, raga, non ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io. Raga, mi sono appena accorto che si è staccata la registrazione. Santissimi cieli. Quindi siamo 3-1. Voi siete rimasti sull'1-1. Vi faccio vedere i replay dei gol. Niente, non so come si fa a vedere i replay. Quindi quando finirà la partita sicuramente vi faranno vedere i gol e li vedrete. Sto rosicando come una bestia, perché c'è Biasci che ha giocato benissimo. Vai donna. Vai donna. Ah, troppo forte. Dai, fischia sta fine. Fischia. Bene.
Ci siamo, raga, 3-1. Adesso vi faccio vedere i gol che vi siete persi, gli ultimi due. Guardate il secondo gol di Donnarumma. Semplicemente un'azione solitaria, tiro e gol. Adesso vi faccio vedere l'altro gol, sempre di Donnarumma. Attenzione che Donnarumma Biasci potrebbe essere la coppia titolare. Qui non so che cacchio è successo, un rimpallo. Aspetta che ve lo faccio rivedere perché non ho capito bene. Ok, tipo un passaggio strano, un altro passaggio strano, passo in mezzo a due, tiro sempre alla sinistra del portiere. Donnarumma la mette dentro per ben due volte. Poi tiro di fuori. Attenzione, Donnarumma protagonista di questa partita insieme a Biasci. Allora, abbiamo ancora un'amichevole. Io questa qua la simulerei. Cerchiamo dei giocatori noi. Io preferisco cercarli da solo. Sicuramente abbiamo bisogno di un difensore, ruolo qualsiasi, perché tanto, raga, il primo che capita. Età. E qui c'è la parte interessante. Raga, lo voglio super mega giovane, dai 16 ai 18 anni. Questo 18enne del Watford secondo me è forte. Chiediamo di seguirlo. Questo qui mi sembra anche forte dalla faccia. Questo ha una clausola rescissoria abbastanza alta, 820.000 euro. Chiediamo di seguirlo. Mostra un ottimo potenziale. Raga, mostra un ottimo potenziale. Io questo qui non lo vado neanche a vedere, lo aggiungo già agli hub di mercato. Mostra un ottimo potenziale. Un altro, raga, un altro. Lo aggiungiamo agli hub di mercato. Vedete, raga, io li sto aprendo tutti perché sto cercando quelli che mostrano un ottimo potenziale, senza neanche vedere la forza che hanno. Giovanissimi, con un ottimo potenziale, faremo veramente una rosa atomica. Attenzione, un altro del Lecce. Iniziamo a vedere un resoconto. Vedete, velocità scatto. Secondo me, raga, per il livello di questa squadra è un mostro. Abbiamo questi tre giocatori. Io li voglio tutti e tre. Quello del Bayern sicuro non verrà mai, mai. Io provo a contattarlo, ma tanto non verrà mai. A parte che non so neanche quanto potrei offrire per un giocatore del genere. Offerta per cartellino, offriamo, che ne so, 1 milione di euro. Che cavolo ne so. Facciamo 1 milione e 800 mila euro. Adesso sicuramente mi riderà in faccia. Io già lo so. Avanza offerta, mi riderà in faccia. Ah no, sono soddisfatti. Attenzione, attenzione. Tratta, facile. Allora, questo vuole giocare sporadicamente, ma forse lui non sa dove è finito. Cioè, non sa che la mia squadra è una squadra di brocchi. Ok, parliamo di soldi. Ma perché non mi fanno loro una proposta? Quanto gli devo dare? Questi qua prendono... Lo stipendio è settimanale qua, attenzione, non è annuale, ma è settimanale. 5.700 euro alla settimana. Paura, ho paura che mi ridono in faccia. Mi sembra un'offerta equa, andiamo, facile. Ok, ora vediamo che brocco è, perché io non ho visto le sue caratteristiche. Non l'ho visto. Vediamo un po'. Dal Bayern Monaco, questo dal Bayern Monaco è andato al Catanzaro. Pensate che stupido, 60. Ma come 60? Questo qua Dorgu lo voglio prendere. Dorgu lo voglio prendere troppo, raga. Tutti e tre li prendiamo, ve lo giuro che li prendiamo tutti e tre. Se prima hanno accettato così 1,5 milioni, io adesso gli offro 1 milione. Ho l'impressione che stiamo perdendo tempo. Ma come? Ma almeno dammi una controfferta. Vediamo anche lui. Adesso mi fanno venire paura. Mi fanno venire paura perché non so quanto offrire. Offriamo qui 1,5 milioni. Non mi ridere in faccia però. Se non ti va bene, dammi un'altra controfferta. Non ti mettere a ridere. Siamo soddisfatti subito. Cioè, allora, o non sono soddisfatti o sono soddisfatti. Non c'è mai una trattativa con questa gente. Questo vuole essere un turnover. Accettiamo, dai, accettiamo di essere un turnover. 5 anni, assolutamente sì. Non vogliono una clausola, assolutamente sì. Questo vuole 800 euro? Allora, mi sa che ho esagerato prima. Accettiamo, accettiamo. Bene, vediamo un po' sto tizio. Fabio Chiarodia, 62. Andiamo a rinfoltire la nostra rosa con i nostri due ultimi acquisti. Abbiamo la nuova coppia di difensori centrali. Vediamo un attimo però Brighenti e Scognamiglio quanti anni hanno. Vediamo Brighenti e Scognamiglio quanti anni hanno. Perché io faccio tutta una questione di età. 29 anni, assolutamente no. Brighenti 33, assolutamente no. Togliamo un 33enne e un 29enne per far spazio a due bellissimi 18enni. Nuova coppia di centrali che entrambi mostrano un ottimo potenziale. Ci facciamo un'altra partita. Voglio proprio vedere come se la caveranno questi nuovi acquisti. Attenzione, attenzione, Iemmello! Iemmello, il capitano Iemmello la mette sotto il 7. Andiamo 1-0.
ho già rispolverato tutto, raga. Già mi ricordo come si gioca. Ha molto spazio Biasci. Biasci non perde. Rigore, rigore, rigore. Bellissima sta inquadratura. Iemmello, io non so come si batte a rigore, eh. Occasione da sfruttare per rafforzare il vantaggio. Madonna, raga, Iemmello, doppietta. Bene, raga, io direi che possiamo continuare a simulare la partita, perché già sul 2-0. Bellissima, raga. No, vabbè, ma si può vedere così la partita, ma godo. Ma raga, ma è, cioè, tanta roba. Avanza alla fine, perfetto. Madonna, raga, ma cioè li lascio sul 2-0 e si fanno recuperare di due gol. Per fortuna che Biasci la mette dentro. Chissà se stanno già crescendo i miei due nuovi prodigi, 60 e 62. Allora, io me li scrivo, perché poi me lo dimenticherò. Sono arrivati a 60 e 62. Raga, l'ho scritta, sto facendo piano piano la mia formazione ideale. 60 e 62. Questi qua entro fine anno dovranno essere almeno 70 e 72. Va bene, raga, io direi che per questa prima puntata finisce qua. Spero che vi sia piaciuta. Io sono gasatissimo, non vedo l'ora di allenare un giorno il Real o il Barcellona. Oddio, intanto Rabiot è andato al Chelsea, guardate. Meno male, speriamo. Raga, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo domani con una nuova puntata di FIFA. Ciao a tutti, raga. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.